Assolutamente sì, signori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Iniziamo in un orario un po' insolito, a parte il freddo pure che sta facendo. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Ciao Gianfranco Cigatto, ciao Mazzoni e da Ivan Capelli. Caesar. Ciao team. Tutti quelli che hanno team e che hanno cazzi in questo momento. Io sono Windu, quindi sucate. Non parlo troppo perché poi sono belli pure io. Buon pomeriggio, signori. Perché il signor Take 85 in live già alle 12:54? Semplice, perché nell'occhio del ciclone. Mentre c'è un ciclone che imperversa nella mia regione, io devo andare a lavorare. Quindi, al momento piove poco. Se arrivo alle 2:05, vedo che il tempo è ancora può peggiorare, me ne vado prima, altrimenti stacchiamo alle 2:30. Ok? Quindi ecco perché stiamo iniziando. Sta piovendo. Tempo, bah. Sembra. Qui sembra. Non è buono, sta piovendo, per carità di Dio. Però non è minaccioso come. Mentre ero in pre-live stavo guardando un po' di video su Instagram, tipo Siracusa, Ortigia, dove il mare si è ingrigito. Non ho mai visto un mare così. Quindi io mi ritengo abbastanza fortunato. Buon venerdì, signori. Buon ultimo giorno della settimana. Ultima live prima di Halloween. Che però comunque. Non so se poi tenere questa grafica almeno fino al giorno 2. Effettivamente posso togliere. Ultima settimana. Ultima live a tema di Halloween. Non cambia nulla per me. Ho portato sempre giochi del culo. Sonic mi fa paura. Quindi più o meno ci sta. Quindi che dire, signori? Io andrei subito a giocare. Comunque oggi live solo chat perché non va un cazzo. Bravo. Ok. Sì. E io come faccio a aiutarti? Sì, come parlo? Sì, sa, vieni su Discord. No, vabbè. Ah, che palle, signore. Io sapevo che c'erano problemi, però la live la dovevo fare. La faccio perché vediamo di finire Sonic, va bene? Più che altro vediamo di finire sto gioco. Andiamo in schermata di gioco. Palle, ci devono essere sempre casi. Oh, no, almeno una volta al mese, ogni 2 mesi. Team deve avere cazzi con Twitch o con qualsiasi altra cosa. Fate vedere una cosa mentre carica Sonic. Cioè, team si è fusa. Proprio scassato le palle. Porca troia. Bello che le segnalazioni degli utenti indicano che attualmente non ci sono problemi con team. Vabbè, se lo dicono. No, guarda, a parte che poi vedrò di. Quando mi metterò la fibra di là, vedrò di fare tutto tranne team. Pidipi, pidipi, allora, io oggi. Perché era su Discord con me oggi? Solo Caesar, poi ci catturato dopo. Ero molto indeciso su cosa fare, se continuare, se fare Sonic. Perché torna live breve. Ho detto, guarda, a sto punto iniziamo prima. Buonanotte, probabilmente non lo finiremo oggi. In caso vediamo come va. Andiamo, andiamo veloci. Andiamo veloci. Quindi sarà una live molto pregna di gioco e poco di cazzeggio. Allora, il livello dell'altra volta, di mercoledì l'ho passato, ok? Quello stesso giorno. Sì, perché se devo essere sincero, voglio togliermelo sto gioco. Non perché è brutto, ma non è da live, l'ho sempre detto. Non è un gioco che reputo da live Sonic, è troppo casinato, troppo casino. Tanto oggi aggiungi pure i problemi con team. È sempre quello il problema allora. Oddio. Addio. È una cosa. Allora Fabio. Aspetta. Ne abbiamo preso uno. È bellissimo sto livello. Sto vomitando, ragazzi. Raga, aiuto. Ok.
È tutta una cosa sto livello. Ah, togli sto achievement. Sto vomitando io, sì, sicuro. Che ha fatto di tutto di te? Oh, ma non c'è più un cazzo, non ci sono anelli. Madonna. Dai, ho preso gli ultimi tre. Ok. Madonna, se scappavo quello. Ma guarda che stava bloccato questo. Ah. Oh, S, ragazzi, incredibile, bellissimo. Vabbè, abbiamo fatto il botto su sto livello. Oh, un po' di cinematica. Cos'è mai questo? Wow! Qui deve essere dove li trasforma in strani alieni. Trasforma in un raggio misto, no? Con la strana energia. Diventato forte, né? Oh, eccoti! Pensavo di averti perso. Hai trovato qualcosa di interessante? E beh, direi di sì, Tails. Guarda quanti sono. Ha catturato migliaia di alieni. Migliaia di alieni. Li libereremo. Sonic. Da un bel po' che non vedo più gli altri. Devi scusarmi, Tails, ma adesso ho un generatore. Va bene, Sisa, anche se non mi sente, no? Però non credo se Sisa mi sente ma non riesce a vedermi, o perché altrimenti è impossibile dialogare con Sisa. Non mi vede proprio. Purtroppo io non posso far nulla. Ok, abbiamo fatto S, andiamo veloce. Sì, oggi è una live intima tra me e te, Cigatto. Bello, Cigatto. Il mio unico spettatore di oggi. Oggi sarà una live che farà il botto di spettatori, ma... Oddio, di nuovo sta merda così. No, allora, devo tenerlo in posizione eretta. Beretta. Come ci arrivo qua? Frenesia! Non vedo nel senso bene. Madonna, sì, sai, io non so che dirti. Ciao, Eli. No, scusa, stai scrivendo adesso. Se mi scrivi adesso, io ti vedo adesso, Eli, sei del culo, eh. Fammi il terzo incomodo. Come stai, dai, tutto? Ma c'è la fine del livello qua. E chi sono io per non finirlo? Dato dobbiamo finirlo per questo così. Oh, non abbiamo fatto un cazzo. Ma abbiamo fatto un cazzo sto livello, eh. Oh, sto scassando tutto, vabbè. Non sei in bagno, dai, se non voglio sapere cosa stavi facendo. Dai, andiamo veloci. Dobbiamo fare il più possibile in questo poco tempo che abbiamo da fare live oggi.
Atto 6, Asteroid Coaster. Vediamo un po'. Oddio, questi vomito, raga. Ah, tra l'altro ho scaricato. Ne sono contento, dai, cioè. Prova con le prugne. Con le prugne comunque la prossima. Ho scaricato di nuovo Team Sonic Racing. L'avevo fatto una volta in live. Stavo finendo la storia, poi l'ho abbandonato. Oh, sto pensando sinceramente. Ciao Fabio, così proprio si fa. Sto pensando di riportarlo e riprenderlo da dove era. Mi piace come gioco di corse, però devo valutare un po'. Ovviamente deve essere un enorme tappabuchi quel. Allora, qui dobbiamo. Ok. No! Minchia, se stavo sbagliando. Se capisci un cazzo in questi livelli. Ma non vedo un cazzo, una minchia. Vedete, oggi c'è uno day one di col cazzo e mazzo, mi porto invece Sonic. Ok. Ok. Ci sono tutti, credo, una delle parti. E qui come funziona sto qua? Oh, pirla. Mi sono dedicato un qualcosa qua. Ah, facevo così. Quanto? Che di frenesia. È già finita la frenesia. Frenesia, frenesia, canaglia. Ok. Come li piglio tutti? È impossibile pigliarli tutti. Frenesia. Minchia, oh, dovevo comprendere uno. Quello sbagliato. Non so, capito un cazzo di sto livello. Perché devo fare livelli così confusionari? Che succede qua? È frenesia questa? È un... Ma no. Ok, ho capito. Ah, Dio, ho capito, ma... Ah, non è facile. Dipende, si sa. Ok. Che casotto, che casotto. Ha fatto bene il gioco, eh. Cioè, nel senso che non è bruttino, graficamente ha delle sue pecche, però... Ma stavo sopra... Ah, sopra la bici sto! Ho
ok. Non so ragazzi, a me dispiace se avete problemi, io non ci posso fare nulla. Io ho solo bestemmie per la team, specialmente nel mio ultimo periodo di team. Boss! Vedi, oh! Non mi piace okay. quello che fai ai miei amici. Mm. Lo trovo sbagliato. E quindi la pagherai per questo. Bravo Sonic. Diglielo anche tu a quella nave a forma sì, di disco. Esatto. Faccio stretching. La cosa ti crea problemi? No, Sonic. Devo dirvi la parte in cui ti smonto pezzo per pezzo senza aver paura di stirarmi un muscolo. Va bene. Ok, sono pronto. Naturalmente, se vuoi darti la gamba, sei libero. Non ti vergognare. Sonic. Magari un pochino sì. No, Eliza, è la team che ha problemi. È la team che ha problemi, sono in tanto la versione da ieri. Chi ha team non riesce a caricare Twitch. Ah, dopo... Oh! Ma questo l'ho già fatto, no? Segui quella nave, non spaventarti quando cambia forma. Trovala e bam! Bam! Giù nel canestro. Ho capito, dai, se tu dici almeno ce l'hai fatta. Ah, mi vedi 1080, ottimo. Aspettate, mi dispiace che non vi leggo. Sì, no, ma io ho letto i problemi da ieri sera. Ieri temo se erano crashati in live, ma non se ne ero nemmeno accorto. Non devo farci qua. Guarda come corre all'indietro Sonic. Simo, 30 secondi di delay. Vai, vai tranquillo, si sa, lascia il mondo com'è. Tanto tanto per come per il gioco che sto portando. Non è che alla fine è importante. Ok, quindi spara solo da un lato. Aia. Va bene, dai. Dai. Quanto sta durando sto qua? Ah,
Cosa sto guardandoci? Che ne so? Sonic? Madonna. No. Minchia, che posso! Adesso la finiranno di prosciugare i poveri Whisper. Ok, fatta! Oh! Guarda dove sono! La vita, la vita! Ok. Perché lo sento da un lato? Sto sentendo da un lato già. Ok. Cosa senza gravità? Niente gravità. E l'acqua non vuole bollire, ne sono contento, sì. Grazie. Mettimi pure nella pentola. Perché lei? Sì. Ad esempio potremmo andare a Luna Park. Giusto. Ma magari uno, sai, un po' meno malvagio di questo. Non credo sia finito. Allora. Tutti gli alieni sono liberi? Sembrerebbe di sì. Quando è mancata la corrente, i lucchetti sono svaniti. Spero che Yaker stia bene. Sono certo che sta bene. Credi che l'arma che ti ha sparato funzioni ancora? Sì, sta. Credo. Dovremmo essere salvi. Proprio quello che speravo. Come? Oh, ma scusami, è il boss finale questo? Ok, spariscono le catene. Niente più raggi tre. Raggi tre. I pianeti sono liberi. Perché avevi qualche dubbio? Cioè, davvero? Ottimo lavoro, amico. Ragazzi, è finito? Con i generatori fuori uso possiamo far saltare tutto e andare a casa. Ed è grazie a noi. Noi? Io non ti ho visto combattere contro quei robot impazziti. Esatto. Beh, per fortuna hai inventato un traduttore per comunicare con gli alieni e aiutarci a scoprire quello che ci serviva senza correre da una parte all'altra come degli stupidi. Eh. Oh no, aspetta, sono stato io. Hai ragione. In ogni caso è meglio andarcene da qui e tornare a casa. Esatto, dai, sei bellissimo. Sì, di essere a una festa. Ma certo, una festa tutta per noi. Siamo i loro ospiti d'onore. Sì. È vero. Ma mi sembra strano, Eggman non viene sconfitto, viene sconfitto quel. Fammi vedere, appena ritorniamo al menu. Appena torniamo al menu. Prossima fermata, Asteroid Coaster. Vedi che non ciao Ricky. Prossima fermata, Tropical Luna. No, abbiamo finito! Ricca di panorami mozzafiato da ammirare dalla gigantesca ruota panoramica. Offerte incredibili al centro. Abbiamo finito. Ricky, nessuno ha riscattato le ruote. Per questo non... ciao, Lienza. Abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito Sonic. Benvenuti a bordo dell'Egg Shuttle. Abbiamo finito Sonic. Le attrazioni del parco alla... L'abbiamo finito. Bene. E io che pensavo cosa... Bene. Io felice, ragazzi. Io felice. Ora cosa dobbiamo fare in questa... Ora vediamo. Tanto torniamo in webcam. Bene, l'abbiamo finito. Abbiamo liberato tutti. È stato molto bello. Teniamo in webcam. Ben... Salve chi arriva, ragazzi. Noi abbiamo iniziato un po' prima perché... Tra l'uragano che, ho in... che dovrebbe arrivare. Io che devo andare a lavorare. Per il cupo di e allora Lienza ma vuoi boicottarmi non facendomi vedere la live ma guarda te sti operatone
Lola, cazzo c'entro io. E dai. Come si chiama sto cretino? Eliezer. Zè. Questi nomi. Dovete stare innanzitutto calmi, ok? Allora, signori. Sì, dai, si è capito. Bellissimo che la team ha sempre problemi. Che tra l'altro erano già da ieri sera, stavo dicendo, quando i Thermos sono crashati durante la live, non si sono accorti assolutamente di nulla. È stato qualcosa di epico finito male ieri. È stato molto bello. Mentre erano impegnati a raidarsi la Republic, spuntano lo schema del talk e lì c'è qualcosa che non va. Poi stamattina ho letto da gatto, ho letto dai Thermos se c'erano problemi. Io non... mi dispiace, ragazzi. Ci sono passato anch'io, purtroppo. Allora, signori, dobbiamo girare la quota per Ricky, per Lisa e per Eliezer, ok? E poi vediamo come continuare questa live. A questo punto posso chiudere... No, vabbè, se non più me ne vado, chiudo alle 2:30. Cosa facciamo adesso? Bella domanda. Posso andare su Fortnite o facciamo... Vediamo, andiamo a girare la quota. Perdiamo un po' di tempo qua. Signori, quota. Allora, tra l'altro faremo un po' di Tetris, che mi va. Visto i precedenti con la quota, ok, diete, eccetera, eccetera, ho deciso per questi tre giri di ruota il sottoscritto non parla, non dice nulla, dice solo il nome della persona con cui sta girando la ruota e basta, così non potete accusarmi di niente, va bene? Chi è il primo? Ricky Shimaru? Allora Ricky, se sei pronto, mi stai guardando in qualsiasi risoluzione che non sia 1080p, io giro la ruota per te in religioso silenzio con la R di Riccardo e non parlo, Ricky. Io non parlo. Giriamo. Zitto, Taiki. Il primo, ok? Il primo, Ricky, 5.000, ottimo. Non male, eh? Onesto, dai, 5, 6, siamo in buon punto. Adesso tocca al signor... Ok? Con il secondo giro partiamo dal primo, ripeto, non parlo, la giro con la S di... E andiamo. E la passata alla dieta, Eliezer, la frutta, 1.000. Io non ho parlato, eh. Non ho parlato. Stiamo andando meglio di ieri. Eliezer, va bene, dai, ci sta, la frutta, 1.000. Tra l'altro, vi avviso, la settimana di Natale ci sarà una cotta particolare dove elargirò punti molto più ampi, ok? Nel senso che non ci saranno 1.000, meno vedrò quanto fallo più alto, per la settimana di Natale, va bene? Quindi preparatevi, segnatevelo, i primi tre che riscatteranno tutti i giorni durante la settimana di Natale, potranno, e soprattutto non ci saranno diete, quindi al massimo sarà solo vincite, va bene? Va bene? Mi raccomando, quindi... Vi potete rifare la settimana di Natale, tanti bei gruzzoli. Vi dico solo che i jolly potrei pure aumentarlo a 20.000, va bene? A Natale siamo tutti più, esatto, la quota per i pampini, faremo la merenda servita. Andiamo dai, Rise, non mi sono dimenticato di te. Mentre arriva Costantine. Ciao Costa. Con la E di Rise, giriamo la ruota e vediamo la ruota come si comporta. Ciao Crosta, com'è? Passata la dieta, Odo Gelli fa festa. 2.000 il formaggio. Bene, signori, bene. Dai, la quota vi è stata amica oggi. È stata amica Chips. Questi ve li segno a fine live, va bene? Come al solito. Ciao Costantine, allora signori, io potrei pure chiudere qua visto che ho finito il gioco, però no,
Sono le 13:24. Praticamente, se sapevo che durava mezz'ora, avrei iniziato al mio classico orario. Però, tanto tra i casini che. Tanto guardo fuori, scusate, ma capite che sta piovendo. Tanto guardo, ogni tanto mi metto a guardare fuori. Cosa faccio? Vediamo un poco. Sto guardando un pochettino che cosa fare in questa mezz'oretta che rimane. E allora, potrei farvi pure un gioco di merda. Caesar, se io ti dico Bro False Ultimate Showdown, cosa mi dici, Caesar? Cioè, faccio sta stronzata di far vedere sto giochino di merda? O no? Non so cosa fare, ragazzi, non doveva finire, non pensavo finisse così presto il gioco. Cioè, c'ho una mezz'ora. C'ho 30 minuti di buco. Ho 30 minuti dove devo fare qualcosa. Potrei ballare i putti pu, ma non so neanche. Ok, sì, sono gliene fatto un cazzo. No, vediamo cosa fare. Cosa fare. Potrei. No, ok, l'ha visto con 30 secondi di delay, mi ha detto no. Sto pensando. Potrei fare o Fortnite. O Fortnite che. Ma io lo faccio Brofals. Sì, l'ho finito, l'ho già finito. È durato poco la live di oggi. Cioè, praticamente se io avevo più tempo. La facevo più lunga mercoledì, probabilmente l'avrei finito mercoledì. È stato pure iniziato presto. Cosa? Sì, cosa, Elise? Contestualizza quel sì. Ah, sì, sei in ritardo. Ah sì, la risposta è Rise, la risposta è Dallas, bla. A Dallas. Ma che cazzo dico? Cioè, che cazzo dico? Meglio non è durato un cazzo, così io lunedì inizio Mario. Inizio Mario. Va, andiamo di Tetris, ragazzi, dai. Andiamo di Tetris, non vi faccio giochi di merda. Tetris, potrei fare Animal Crossing però. Vi va se faccio Animal Crossing, ragazzi? Ve l'ho beccato un poco di Animal Crossing. O Tetris, scegliete voi. Mi piacerebbe vedere. Ma probabilmente potrei fare tutte e due. Potrei fare tutte e due. Potrei togliere Sonic. Facciamo Animal Crossing. Vi faccio vedere 5 minuti di Animal Crossing e quel poco che ci vuole per farmare. Così ne approfitto pure io. Poi andiamo su Tetris e poi chiudiamo. Perdonate, questo è un venerdì, una live di venerdì così. Ciao Sonic, è stato bello, ti metto qua perché ti giocherò un pochettino. E allora, adesso c'è il titolo, riuscirò a non scadere con Animal Crossing New Horizon. Tanto io l'ho portato in più di un anno che ho sto gioco, l'ho portato una barra due volte, quindi faccio vedere un pochettino com'è situata la mia isola adesso, tempo che farmo un po' di robe, poi. Andiamo in schermata di gioco. E poi andiamo su Tetris e chiudiamo qua. Poi prossima settimana iniziamo Mario Sunshine. Lo facciamo lunedì e venerdì perché mercoledì. Ciao, Giacomo. Vuoi proprio essere isolato, Giacomo? Mercoledì, ripeto, non c'è live perché lavoro. Ai, la mattina mi sono rotto tutto. Regalami le Ah, gatti, ti demotivato demotivato miscredente, miscredente. bravo Giacomo. Tra poco ci siamo, eh. Già ai supermercati ci sono i panettoni. Tra l'altro, il supermercato sotto casa mia ha messo le luci. Figuriamoci. Lavorati il ca. Ma magari lavorassi tutti i giorni invece, io cretino. No, il ca. Quello so io quando me lo lavoro. Tra l'altro c'era il coniglio che aveva la maglia di gatto. Io non so come cazzo fa questo coniglio avere la maglietta del gatto su tubo nella mia isola. Però. Attento Fabio che non siamo più in tempo per finale di Sonic, bellissimo. Vabbè, ma lì ho iniziato io all'una meno un quarto, per carità, perché ho detto, ma voglio anticipare pensando durava di più, visto che volevo chiudere alle 2. Ciao Felix. Oh, guarda chi c'è. Salve a tutti! Qui a Digivo sono le 13:28 di venerdì 29 ottobre 2021. E la passione annunci di oggi. Una nuova amica ci ha raggiunto a Digivo, un grosso benvenuto a Greta Thunberg.
C'è Greta, tu. Guardate, felice di avere una nuova amica sull'isola. Però c'è tutto. Buon direttore a tutti, grazie. Certo, Lesa, come cazzo la chiamo l'isola? Eh? L'isola di isola di file volevo chiamarla. Ma qui su file sono lei, suonava male. Pellato lei, vabbè. State calmi, sta. Ma state calmi, ragazzi, eh? Cosa ci avete? Chi è Nives? Scusa. Bisogna chiudere tanto di staccare la spina di tutto lo stesso. Fai come me. Stenditi sul divano. Spegni la luce e fai partire la musica. Va bene. Ah, Volpolo che mi dà... Guarda, ieri ho acquistato un quadro. Speriamo che è un quadro vero. Io sto calmo. Siete voi che... isola del bar... Costanti, perché vuoi essere bannato? Radio Teschio Fantasma. Cazzo di... cazzo è sta, no? Oddio santo, che cosa orribile. Che cosa orribile. Come stai, Felix? Com'è la situazione? Com'è la situazione da te? Allora, ragazzi, questa è casa mia. Entra. Neanche il telefono va. F per Sisa, tanto non mi legge. Questa è casa mia con Halloween e Natale tutto incorporato. Perché... Qui c'è la fiera di Halloween. Piove ma non c'è danno. Vabbè, fino a quando non c'è danno è meglio. Qui piove ma non ma... Allora, eccolo, quello è un palloncino. Ogni tanto c'è qualcuno su Animal Crossing che lancia dei regali. Un simpatico benefattore, io non vedo il regalo. Vediamo cosa mi hanno... cosa ho trovato. Scaffale degli attrezzi. Se lo posiziono che succede? Ah, bellino, vabbè. Fatemi farmare, piglia un po' di cose. Vi faccio conoscere un po'. Fine Nintendo Land. Ma perché c'erano quelle cose di Nintendo? Quelle erano per l'anniversario di Mario. Tipo, sia il costume che tutto il resto. Non dovrebbero trovarsi più. Sto coso viene per farsi pescare? Quello si è seduto. Un cavalluccio, ma un ippocampo. Per fortuna non è un ippopotamo. Queste sono battute di Alan. Vieni qua tu. Signori, vi presento Ali Galli. Quella Ponzi Ponzi Pono. Ci sto un popolo di. Ok, cosa? Dimmi la novità. Stavo giusto pregustando quando t'avevi visto. Va bene, che culo, guarda. Io cosa faccio su Animal Crossing? Entro tutti i giorni, per ora. Prendo le cose che devo prendere, le vendo e mi faccio i soldi. Ha ripreso... quanto grosso. Bella cosa, eh. No, non canto, vai tranquillo. Ripeto, datemi 5 minuti su Animal Crossing e andiamo poi su Tetris. Quindi preparatevi a scommettere. Così fate i punti per poter riscattare la ruota. Allora. Ok. È proprio una spigola, eppure non mi sono fatto male. Che palle. Ah, questo qua aveva la maglia di gatto. Razzo. Qui non ce l'avevo. Parliamo. Non c'è niente al mondo come il primo sorso di frullato proteico dopo l'allenamento. Sono tutti pazzi. Sono tutti pazzi questi. Tutti pazzi. Quanto grosso quel coso lì? Solito quando ci sono i pesci grandi ci sono cose buone. La faccio io, si sa, ma vai tranquillo. Se non è che ci sei tu solo, cioè... sulla Switch riesco a staccare e fare i pronostici in caso. Sto stronzo un po' non può essere preso. Affanculo, va bene. Rimani lì, scappa. Cosa li faccio io? Va bene, vediamo che progetto è. Sette di scatoloni. Devo imparare un set di scatoloni. Sì, sa, non è colpa mia se c'hai team, eh. Questo è un altro abitante di Digimon. Nives. Sotto a posto di glue. Dimmi la novità.
Non so che fai attento, ma oggi mi sento di avere più energia del solito. Sono tutti pazzi su Stato. C'è Marcella! Marcella Bella, la cantante. Devo assolutamente leggere l'arte di dimenarsi, ma per carità di Dio. Perché questo è vestito da donna? Vabbè. Cosa mi hai portato? Una radio portatile, grazie. Perché? Sì. Babu, io vorrei capire perché siamo in live e ti presenti vestita da vestito così. Ma vabbè, sta pulendo. È colpa mia che faccio live il giorno in cui c'è la crash di team. Chi se ne frega di team? Passate in fostrada. Ma da quei due, no? Allora, cosa sto andando a fare? Sto andando a prendermi le mie 300 miglia bonus. E basta. Semplicemente qua. C'è un bonus di 7 giorni. Sai, tipo come i pass, che tu devi entrare a raccattare loro. Ogni giorno per darti una sedia, dico. No, come cazzo si chiama questo? Wind. No, Wind 3 in fostrada, vabbè. Sì, sì, uno indossa quello che si sente indossare. Guarda che orribile. Uscendo dal centro abitato, ragazzi, si va nella zona più periferica di Digiworld, no? A parte che ci sono dei soldi, aspetta. È come nella vita vera. Come nella vita vera, per chi non conosce Animal Crossing, chi non conosce la vita vera. Se sotterri un sacchetto di soldi, crescerà un albero di soldi. Va bene? Funziona così, no? Ecco perché i nostri politici hanno i soldi, perché sanno cose che a noi non ci dicono. E noci? Quante volte tu hai provato? È che non innaffi bene. Questo qua, vedi, questo è pure un albero di soldi che sta crescendo. Farò tanti soldi io con questi. Questo deve farmi prendere il riciclare. Ah, qui c'è il campeggio. È giusto che stia avvegliata dei tuomp. Perché vuoi che escano questi campeggiatori, no? Devono stare lì dove stanno. Qui sono tutti benvenuti nella mia isola. Pala scala. Ah, vai tranquillo. Ne parliamo di politica malvagia, come quella attuale. C'è dell'erba in questo. Qui sono cresciute le zucche perché ha Howlin. E basta, ora andiamo. Devo semplicemente fare queste due cose. Parlare con alcuni abitanti e vedere se sto. Oh! Guardate, è cresciuto quel fossile, per me può restare lì dove. Tanto devo vendere. Ora andiamo a vendere queste cose e andiamo su Tetris. Ma non ci arrivo a prendere quel fossile là, vero? Ma pure qua, aspetta. Bravo, proprio lì dove fai buco. Allora, i fossili li vendo e valgono un poco. Come faccio a pigliare questo senza che... Così, sposto la piscina. Come nella vita reale, no? Ho disotterrato un fossile. E poi mi portiamo al museo adesso da Daniel, il nostro amico gufo. E li facciamo valutare, diciamo. E poi andiamo a venderci. Andiamo. Oh, qualcuno ha perso qualcosa. Non ci voglio andare a cercare chi sia. Vabbè, dai, pigliamo. Magari c'è il culo e lo trovo. Puoi mettere il buco del conto? Dove? Dove? Non ho capito la battuta. No, Crossanti, però il buco sai dove te lo posso fare? Guardate come sta facendo il tempo. Ok, blatero. Allora, abbiamo due cose da fare qui. Vedere se il quadro... Donazione. Se il quadro che ho è vero, la statua, vediamo. Perché posso pure... È una statua enigmatica. Sei tanto... Ok, originale. Perfetto. Vai. Va bene. Torna più da... Ok. Come mette il buco di... E sarà una fossa.
Ce ne sono adesso due, andiamo a vendere e chiudiamo. Andiamo su Tetris. Io c'ho tutto ormai con i fossili. Vedete cosa succedeva su Animal Crossing? Con i fossili tu li donavi a Blatero e quando avevi tutti i pezzi esponeva la dinosauro che tu trovavi. Dopo un anno di gioco, che i fossili sono tutti uguali, ovviamente li devo semplicemente valutare, fargli capire, fargli vedere che cosa sono e boh, e via. Il quaderno me lo tengo, adesso andiamo a vendere tutto e chiudiamo. Ciao Titti, è tuo il quaderno? Vediamo se è tuo, ti prego dimmi che è tuo. No, di chi è? Razzo, oh, il coniglio. Dov'è il coniglio? Vieni qua. Toppa roba. Vabbè, eccolo Razzo. Vieni qua Razzo. Perso niente? Che c'è? Te lo dico subito che c'è. Il tuo libro degli allenamenti, che culo. Sì. Cosa mi dai in regalo? Cosa andiamo a vendere? Una risa da cuoco? No, me la tengo, può servire. E Babu, sei orribile vestito così, Cristo di Dio. Andiamo. Alla fine su Animal Crossing non è... Io ne ho parlato di cotte e di crude, si sa se lo può ricordare. Non è un gioco assolutamente da live, per carità di Dio. Specialmente dopo un anno, ma per niente. Perché non c'è un cazzo da fare. Però è bellino da passarci quella mezz'oretta al giorno. Se fai quelle quattro cose. Ora c'è l'aggiornamento giorno 5. No, di Sakoko non la vendo. Scaffè degli attrezzi nemmeno. Vediamo quanto mi danno e chiudiamo. 16.005, va bene. Vi faccio vedere casa mia. E stacchiamo lì. Sto sannutendo. Non sto sannutendo. Poi andiamo un po' su te. Facciamo... finale 2 su Tetris e poi chiudiamo. Sto guardando sempre se piove, Dio mio. Le gente mi chiamano per andare al lavoro, sempre quando piove. Signori, casa mia! Eh? Guarda che bella, è proprio a tema. Non avevate dubbi, vero? Eh? Eh sì, sa, adesso tu rispondi con 20 anni di ritardo. A parte che c'ho un quadro di Babbo lì, non mi interessa. Ovviamente casa a tema natalizio, siamo ancora ad Halloween, però Halloween ho fatto tutto l'isola là fuori. Esatto. Ok, salva ed esci. Adesso ci andiamo su Tetris, signori. Niente, e vi ho fatto vedere semplicemente un po' di Animal Crossing. Adesso si va su Tetris, giochiamo un pochettino. Oggi la live è andata così, un po' moscia. Tetris 99. Ho cambiato io il titolo e vi faccio già il pronostico, ragazzi. Via pronostico. E allora, come funzionano i pronostici? Cioè, via un pronostico. Fabio riuscirà a arrivare. Ah, ci sono. Fabio riuscirà ad arrivare almeno decimo. No, facciamo. Allora, aspetta. La cosa bella sta cosa è questa. No dai, facciamo decima posizione. Fabio riuscirà ad arrivare almeno decimo. Certo che sì, è un pro, ti pare, certo che no. Facciamo un minuto. Avvio il pronostico. Ok. Pronostico avviato. Sì. Vabbè, vai tranquillo. C'è un errore di battitura. Vabbè, qua l'ho preso giusto quello sbagliato. Cielo. Cielo che sì. Cielo che sì. Vai tranquillo, Sisa, cielo. Cielo manca. Scommettete, prendetevi dei punti. Oggi un po' così. Ciao Mollica. Ah, avete votato no perché c'è cielo scritto, giusto? Come stai, Molly? Vi do soltanto un minutino perché facciamo veloci questa cosa. E siccome devo essere lì a gestirlo, capite che si sa che è fuori uso con la connessione. Oddio, da oggi, quindi devo beccare pure la cosa di mettere. C'è un evento in corso, andiamo.
Avete scommesso? Chi ha scommesso, signori. Vediamo un po' cosa sono arruggito. Tanto decimo. Decimo al primo colpo. Cioè, arrivare almeno decimo alla prima partita un po'. Oggi non bene, ma per fortuna solo te, mi spiace, Molly. Io un po' mi sento la testa un po' fruscata, però. Io non so se andare. No, vado via alle 2:30, affanculo. Ma come è scritto? Beh, sì, dai, sto bene. Ma non c'è musica né niente su sta cosa, che schifo. Vabbè, il tema di Metroid. Che ansia, ma. Facciamo così, così. Allora ragazzi, come al solito, lo sapete, no? Non mi posso leggere su, su Tetris. Bella. Dio. Fa così. Così. Eh sì. Ah, sto tentando di non mettere i buchi qua, però. Ok, l'abbiamo liberato. No, ma son. Ma porca troia. Cioè, non si è girato, ho fatto. Vabbè, affanculo. Guarda tu se devo stare con qualcosa là, me. Dai, forse riusciamo a salvarlo la partita. Ma mettiti KO, perché è da fuori KO? Questo lo mettiamo qua. Qua. Sprecato, sì. Tantissimo, però. Qui. Oh dai, i pezzi che non aiutano mai. Quindi ci prendiamo la skin di me, questa skin. Allora, quanto? No. Oh, io prima o poi dovrò vincere sto gioco del culo, eh. Cioè, non dico che. Così piuttosto. Allora, mi serve un pezzo abbastanza lungo, eccolo qua. Ma dai. Che palle. Perché sono un pirla? Sono un pirla.
Dai, trentesimo. Trentesimo. E allora, oh ragazzi, ha scommesso solo. Com'è che? Completa il pronostico. Completa. Non può stare più. Completa il pronostico. Ma avete scommesso in due, quindi non è che c'erano tutti questi grandissimi punti, eh. punti Eliezer, ragazzi. Bravo Eliezer. Che culo sfondato. Facciamo il secondo, poi in caso non ne facciamo più pronostici. Che, ripeto, se siete pochi non ha minimamente senso che io stia perdendo. Certo che sì. Che la cosa è quando lo fa Sisa, lo facciamo sempre da un minutino perché non può stare più. Ok. Pronostico avviato, signori, scommettete. La scommessa ti ha fatto spoiler, quello che tu l'hai visto. L'hai visto prima. Scommettete in 60 secondi. Vi aspetto. Sta piovendo. Io non so sinceramente che cazzo fare. Intanto non so come te che sto pensando. No, me vado alle 2:30. Per ora dai, la chiudiamo alle 2. Me vado alle 2 come al solito. Come il titolo è sbagliato. Non è sbagliato, Luke. Sei arrivato adesso. Cosa c'è di sbagliato nel titolo? Eh? Sclerare me l'ha corretto così il bot, Google, ok? Il correttore. Non so perché. Io vado di bot, che io ho i dubbi esistenziali, come dite. Sclerare. E infatti non me lo corregge. Non me lo prende, Luke. Mi dà errore e io vado di colpo. Io sono ignorante e vado di colpo, sì, di quello che mi corregge. Di quello che mi corregge il correttore. Appunto per evitare le storie. Se me l'ha corretto così, io non lo so. Sbagliato il correttore italiano, allora. Cioè, se scrivo. Io la prima cosa che ho scritto esattamente come l'hai scritto tu. E me lo dà segnato rosso. E mi dà la correzione che mi dici tu. Guarda tu, se non mi posso fidare nemmeno dei correttori, cazzo. Non c'è più veramente modo. Ciao Luke, comunque. Me lo correggi allora. Me lo correggete il titolo. Io adesso non posso farlo. E poi non si è accorto nessuno, eh. Che palle. Ora lo rimprovero il signor correttore. Devo tornare al lavoro, grazie Luke, ciao. Buon lavoro. E vedi Luke. È corretto, sì, sa, thank you. Oh, io sono ignorante, lo ammetto sempre. Non ho la terza, non ho la terza media per caso. Chi guarda il titolo? Ne sono contento che non guardi il titolo. Aha. No. Che cazzo, però. Perché dovete essere pezzi di fa? Oh, ristabiliamo un po' l'ordine qua. Che c'ho delle scommesse da portare avanti qua.
Allora. Ah, pa, fanculo. Affanculo, non è giornata di te, sei. Ella, scegli il risultato. Ovviamente no. Vediamo com'è finita stavolta. Ti mando una foto. Mandami la foto, Sissa. Sì, 12.000 punti a Cesare e Felix. Ah, bene, bene, so quant'è. Ah, sclerale. Relativo alla sclera. Lente sclerale, lente a contatto per la correzione dei difetti della... Ah, ciao Witch. Non lo so. 1812 sclerale in... Ah, però scusami, se sclerale è pure giusta, non dovresti segnalarmelo in... in rosso. Guarda come piove. Ok, facciamo un'altra senza pronostici, ragazzi. Uno è che scommettete poco, due quindi perdo troppo tempo, perché devo farlo io ed è una rottura di coglione. Come stai, Witch? L'ultima, signore, poi chiudiamo. Piove. Facendo riflessione, sono perso un'ora di live. Eh sì, perché ho iniziato all'una. Abbiamo finito Sonic. Un finale che è più... Non ho mai visto un finale più brutto di questo disco Sonic, devo essere sincero. Cioè, veramente orribile come finale. Abbiamo manco il dottor Egg. Cioè, mi aspettavo almeno il dottor Eggman. Niente. Abbiamo liberato, andiamoci, va bene. Probabilmente all'ultimo hanno avuto premura di finire il, la storia e... Oh, ma state facendo apposta a farmi venire sti pezzi di culo qua, dai. Lo faccio apposta qui, dai. Fatto kaboom, fa. Dobbiamo lasciare il buco. Dobbiamo lasciare. No, questo lasciamo. Ecco, sì, sì. Ciao. Così. Ma vaffanculo. Tra l'altro oggi è iniziato Lucca Comics, se non sbaglio. Ho visto alcune cose. Beati. L'unica fiera se riuscirò ad andare è il Palermo. Sempre se a dicembre ci permettono ancora di uscire di casa. Che ansia!
Scusate se non vi sto parlando, ragazzi. Però abbiamo perso. Dio mio, niente. Non era... Non è giornata di Tetris. Non è la giornata ideale per tetrissare un poco. Aia. L'ultimo. No, c'è un tizio con controller che mi è comparso all'improvviso e mi sono cagato. Ah, ma la pubblicità, tra l'altro, ho beccato anche io ieri. Quella portoghese, quella brasiliana, portoghese della Nivea, non lo so. Cioè, parlava strano. Ho detto, va bene, questa è quella che hanno detto tutti gli altri, che... Non si sa perché sta pubblicità così. Signore, l'ultima, letteralmente, dai, poi mi va a iniziare a preparare le cose per andare al lavoro. Da cui la barca e... Sai, il giorno d'oggi ormai... Dice perché ho fatto sta cagata? Non lo so. Fatto apposta per qua. Mi ha fatto un KO. Questo qua. Questo qua. Vai via. Madonna di già. Minchia. Vai via, vai. Dove, ma dove lo devo mettere così per forza? Per forza devo fare una cagata del genere. Accetto qua. Oh, stanno capitando tutti. Che merda. Vada, ok. Piuttosto. Oh, minchia liberazione, ragazzi. Non ho comprato la parte di Giuliana Moreira. Ossia, cosa mi sono perso? Vada, piuttosto. Ciao Nicola. Ti leggo un po' a sprazzi, abbiate pazienza.
No, sai che... niente, non avevo minimamente dove andarlo a mettere. Non avevo minimamente dove... Oggi non riusciamo a superare... Non riusciamo a superare una determinata fascia, cioè trentesimi, no? Si arriva in quella... Quella fascia lì. Porca miseria. Quante volte ho detto che era l'ultima? La rifaccio un'altra. Come stai, Nicola? Tanto devo aspettare le 2:30. Cioè, io... per iniziare a prepararmi e andare via. Tanto piove. E sentite, non piove forte. Dai, non voglio lasciarvi sempre trentesimi. Voglio vedere se riesco a arrivare almeno a un risultato migliore. Guardate qui che bordello che c'è. Dimmi, Wicilin, cosa ti angusta? Poi io, mi prende così poi, vedi? Cioè Tetris mi piace come gioco, mi piace veramente tanto. Quante volte ho detto l'ultima partita? Sono 5 volte l'ultima partita. Tutto bene, Nicola. Abbiamo iniziato prima oggi perché devo andare al lavoro. E in meno di 30 minuti abbiamo finito Sonic, quindi... Fatto un po' di Animal Crossing, adesso Tetris, sono proprio giochi tappabuchi per coprire sta oretta di live che mancava. Oltre al fatto che stiamo aspettando l'uragano. Ciao Eliza! Sono contento che ti ho portato a defecare. La prossima, Eliza. Poi tra l'altro noi non siamo in zona rossa, quindi si può lavorare, yeah! Poi loro hanno team merda, io no, quindi... Stavo tirando troppo la corda a questo coso, ma ho l'impressione che me la tirano a me. No, ce l'abbiamo fatta. Minchia ragazzi, che azzerazione dei pezzi. Ma poi è sempre team con Twitch, ragazzi, è impressionante i problemi che... I problemi che sta avendo sta team è incredibile. Cioè... Da quando l'ho abbandonata io, l'ho abbandonata apposta perché c'erano dei problemi che ci sono stati a febbraio. Ho detto va bene, a parte che pagavo veramente l'ira di Dio, quindi ne ho approfittato per mandarli a fanculandia. Almeno ora se ho problemi pago 28 euro. Il male minore. Sempre ogni tanto mi zittisco ma ci sono. Mi chiamano ragazzi un attimo solo, mi...
Ragazzi, scusatemi, non so se si sentiva il gioco, ho tentato, non potendo mettere in pausa, ho mutato il mix. Tanto se io faccio così mi si sente. Ok, no, devo mutarmi dal mixer proprio io. Se mi muto dal mixer non mi sentite. La prossima volta. Praticamente, venite, mi ha chiamato il direttore. Siccome piove viene a prendere lui con l'autobus. Quindi posso continuare ancora un po', dai. Ho giocato alla peggio, non so nemmeno come cazzo ho fatto ad arrivare in quella posizione. Non sono mutato, si sa, lo vedo che si muove. Invece dopo le 3 mi viene a prendere, quindi sono le 2. Non continuo fino alle 3, ragazzi, dai. Cioè, ora io mi sistemo, lui si fa trovare sotto casa mia con l'autobus. Si fa. Dai, quindi ne facciamo un'altra. Sì, no, cosa? Sì, esatto, no, vabbè, Witch, che cazzo ci sono io? Cioè, viene a prendere lui direttamente a casa. Il vantaggio di lavorare in un'azienda di trasporto. Lui è pulmino piccolo, potrebbe pure venire dentro casa mia, praticamente. Dentro il residence. No. Cesar mi sente ancora mutato perché in Sardegna c'è il delay lungo o... finalmente mi... 30 mi questo, Cesar. Questo sta calmo, Cesar. Sempre... Bene, ragazzi, vuole Tetris che oggi non mi vuole... Non mi vuole bene il gioco di Tetris oggi. Oggi il gioco del Tetris ce l'ha con me. Ok, dice tutte le cagate che dice. Che palle, ragazzi. Cioè, dai. Posso dire che c'ho pure sfiga, eh. Esatto, Nicola, raccomandato. C'ho pure sfiga, dai, facciamo un attimo. C'ho pure sfiga. Non sta piovendo, Cesar. Cioè, sta piovendo, non piove forte. Però lui dice, anziché stare là ad aspettare alla fermata dell'autobus, ci arrivo, ti chiamo, esci di casa e ti vengo a prendere. Non sta piovendo forte, sono uscito con tempo ben peggiore di questo. Però chi sono io per rifiutare un passaggio gratis? Gratis, comunque non pago l'autobus. Non pago un cazzo io. Pensate che quando sono venuti Polteri, Mac e Dallas, abbiamo preso l'autobus, non gliel'hanno fatto pagare. Sono con te, Fabio, sì, perfetto, sai. Quindi abbiamo risparmiato 4 euro. Perché qui a sud funziona così, amici ascoltatori. Cioè, funziona che siamo molto ospitali. Lo raccomandate di questo, eh? Comunque, un'oretta di tetti se ce la sto facendo. Come va? Nicola? Dipende perché non paghi l'auto. Cosa fai, Nicola? Non rubo un cazzo di niente. Tra l'altro c'è una crisi nel settore autobus pazzesca. Si cercano autisti come il pane, tra cui anche noi stiamo cercando autisti. La forte crisi è il forte costo di una patente per gli autobus. Ha praticamente azzerato il numero di autisti che ci sono. Perché prendi il treno, cretino, Nico, eh? Oddio, mia sorella mi scrive. Perché mi scrivono tutti quando sono in live? Non hanno un orario di scrittura. E faccio questo e basta, tanto.
Ciao Mantico Lane. Sì, vabbè, sei arrivato. Ma più o meno se era una live normale non perdevi tanto. Ho perso un'ora perché ho iniziato all'1:20. E dovevo andare al lavoro, ora invece mi vengono a prendere loro, quindi. Sto tirando un po', però sta quel che c'è. Penso, è lei che mi scrive. Ma il treno ci sta, a me piace il treno. Infatti. Però. Qua. Infatti vi farò quindi. Vi faccio. Vengo in Veneto in treno, quindi. È piuttosto che prendere l'aereo. Tu come stai, Mantico Lane? Tutto bene? Poi ti leggerò quando. No, no. Sì, qua, perché mi stavo perdendo un bicchiere d'acqua. In questo momento ti leggo dopo. Perché? Qui devo per forza fare questo. Vedo che scrivete, ragazzi, vi rispondo dopo, vi leggo dopo. Che voglio tentare di arrivare. Non dico vincere, però. E mo? Certo, devo preparare perché se il direttore mi chiama e mi dice vieni prima delle 3, io non posso dire aspetta che devo ancora vestirmi. Che ansia ho sto gioco. Tu dici perché sto facendo sta stronzata? Non lo so ragazzi, non so dove andare a mettere queste cose. Oh, che rodaccio. No! 11! Cazzo! Se da te aveva fatto un ovino su te, sì. Bravo, cretino. Vale, senza una data busto simulato, non fa nulla che... No, Nico, non va.
finito il lavoro alle 3, prima delle 7 non avevo sonno. Bello. Però non si dorme. Parlane con Duke per un posto rodista e magari ti insegna come si gioca bene su Dirt. Ma Duke ha la patente dei camion, ragazzi. Non ha la patente dei autobus. Sono cose diverse. Va bene, signori. Io che dire... È stata una live un po' particolare. È stata una live un po' particolare. Ci sono stati casini. Alexa, spegni Nintendo Switch. Aspettate, spengo lo Switch. Spegni. Prendo la Switch, che tra l'altro ci gioco sempre col pad Pro. E lo mettiamo qua. Ho più pad che altro. Dove cavolo va? Signori, finisce qui quindi questa settimana. Siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio per avermi seguito anche questa settimana. Ripeto, devo andare al lavoro, quindi spero di sapere che da così avrei iniziato più o meno all'una e mezzo, visto che Sonic abbiamo finito in meno di 30 minuti. Grazie ancora per avermi seguito. Vi ricordo che lunedì iniziamo Super Mario Sunshine. Però Fabio, posta sta Switch perché non è uno scatolo. Se faccio viene faccio danno. Quindi lunedì iniziamo Super Mario Sunshine alle 13.30. Martedì una live breve, a questo punto probabilmente di nuovo Tetris. Mercoledì niente live perché lavoro di mattina, e poi giovedì forse c'è la grafica nuova. Non ci spero più, ragazzi. Io spero che... Vi ringrazio, ragazzi, buon lavoro. Pertanto non ci sarà un cazzo di nessuno perché piove, non verrà nessuno a fare gli abbonamenti, però io vado tranquillo. C'è più niente, il 2 novembre si rinnova la mia offerta, va bene, cioè, vogliamo far sapere pure, Vi porto da chi sorriderò. Vi ricordo i Controlemme che domenica ci sono, anche se Halloween, saranno pochi ma buoni. Vi porto da Laser e fa F1 2021, giochi di, a proposito dei giochi del culo, Ride Laser. Buon fine settimana a tutti, ragazzuoli belli. Si dice per cadere, non è per cadere, sotto facciamo incontrare. Che succede? Allora, una battuta, ma sono buono. Devi stare totalmente calmo. Buon fine settimana a tutti, ragazzi. Grazie mille per avermi seguito. A lunedì 2 novembre. No, lunedì 1 novembre. Yeah. Andiamo, ci avviciniamo a Natale, come potete vedere da sto coso che mi guarda qua.